Ben ritrovati amici di Starbikers a questo nuovo appuntamento di Moto Epoch. Siamo qui al My Wine di San Giorgio, dove approfittiamo di questa atmosfera tranquilla e rilassante per parlare di Moto d'Epoca e della passione collegata a queste moto senza, con una storia incredibile. Siamo in compagnia di Francesco. Non lo voglio dire io, presenta tu la moto ai nostri telespettatori. Si tratta di una delle moto che hanno fatto storia in Italia e nel mondo, la Gilera Saturno, un nome che all'epoca era sinonimo dei massimi livelli del motociclismo internazionale, e questo modello in particolare è stato un po' quello che ha fatto un po' a cazzotti con l'antagonista dell'epoca, che era il Falcone della Guzzi. Stiamo parlando comunque di un modello 500 Sport che ha gareggiato e ha vinto anche un mondiale. Questa cilindrata era grosso modo il massimo dell'epoca, i campionati agonistici erano, questa era la massima cilindrata ammessa. E di questa moto c'erano, oltre che i modelli turistici o sportivi, c'erano poi i modelli da competizione vera e propria, che erano delle piccole bombe, insomma. Come è avvenuto l'aggancio a questa motocicletta? In linea di massima l'appassionato di moto d'epoca si orienta sui modelli che gli ricordano la propria gioventù, e questo era uno dei modelli che diciottenne, ventenne sognavo, aspiravo a possedere, a quella moto. E ci sono arrivato un poco di anni un po' dopo. Quindi tu facevi parte della schiera di quelli per il Gilera, no, contro i guzzisti? No, per carità, no, sì, in effetti sì. Certamente forse ha delle caratteristiche un po' particolari che attirano di più, già il rombo del motore, cose. Anche la Guzzi, io ho anche la Guzzi. Allora, anche la Guzzi, hai il cuore diviso a metà. Il cuore diviso a metà. Sono due moto senz'altro valide, valide oggi come valide all'epoca, valide oggi come moto d'epoca, valide all'epoca come moto da turismo o da agonismo. Infatti sia la Guzzi che la Ginera hanno raccolto allori a piene mani. Insomma. Questo Saturno è un modello sport che era caratterizzato da avere la testa in alluminio, mentre il modello di tipo turistico era con sia cilindro che la testa in ghisa. E queste due moto hanno avuto un'ampia diffusione anche nelle forze dell'ordine, militari, esercito, polizia, la polizia stradale, la finanza. Possedeva i modelli più spinti, più avanzati, mentre l'esercito invece, i modelli per l'esercito erano un po' depotenziati, perché si preferiva avere una moto più energica, più parca nei consumi, e così via. E poi fu soppiantata dalla quattro cilindri, che è stata la moto da leggenda, vorrei dire, che ha costituito un poco il modello da cui hanno attinto i giapponesi con le attuali quadricilindriche, pluricilindriche e così via. Con questa moto certamente quando ci cammino attiro la gente, e non è raro chi mi ferma o se sto in corsa mi dice: "Devo vendere?" E io gli rispondo: "Sì, ma vende però con me da sopra e mi devi da mangiare." E che non è facile. Tra l'altro, Francesco, noi ci vedremo prossimamente, perché è vero l'amore per la Gilera, le italiane, però io so che hai comprato anche delle moto tedesche. Non ci resta altro che salutare gli appassionati di moto d'epoca che oramai ci aspetteranno con l'acquolina. E quindi li salutiamo e alla prossima, qui al My Wine di San Giorgio.